spazio alle domande, vostro nome e nome della testata, grazie. Buongiorno Francesca Mencacci, La Nazione, miss. Buongiorno. Partendo ovviamente dalla partita di domani, ma questa sarà una settimana che è definita forse decisiva e troppo, ma molto importante. Sì, è molto importante perché abbiamo tre partite in casa, non che sia facile, perché però ecco, il calendario ci mette di fronte a questo ultimo scorcio di campionato, 6 partite casalinghe, 3 fuori, e noi dobbiamo comunque cercare di capitalizzare il fattore campo, questo è fuori discussione. La gara di domani è partita, intanto pensiamo a domani perché le altre poi ci penseremo a tempo debito. È una squadra, il Frosinone dice la classifica, sono primi, squadra che dire forte è un aggettivo scontato, però io come sempre sostenuto, sempre sostengo, noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la partita che sappiamo fare noi, che dobbiamo fare noi, perché comunque a noi servono punti e a prescindere chi abbiamo di fronte dobbiamo approcciare la partita e giocarla nella maniera noi più congeniale. Mauro Betti, TRG, canale 13. Perugia, io sono amante delle statistiche. Perugia e Frosinone sono le squadre che tirano più nello specchio della porta. Quindi, alla faccia del difensivista poi. No. Perugia è una squadra che attacca molto. Io voglio sapere che Frosinone si aspetta Fabrizio Castori. Che partita farà il Frosinone? Ma una partita sicuramente degna, perché hanno perso in casa col Cosenza, quindi saranno molto concentrati. Loro vorranno chiudere il discorso promozione perché hanno un margine di vantaggio importante sulla destra. Questa sconfitta secondo me gli avrà dato sicuramente una maggiore attenzione e concentrazione, perché tanto finché la matematica non ti dà ragione, è chiaro che bisogna essere sempre concentrati sul pezzo, quindi sarà sicuramente una partita difficile per noi, ma sono convinto che lo sarà anche per loro, una partita molto difficile. Poi il fatto che tiriamo molto in porta, speriamo di prenderci. Salve mister, Carlo Giulietti. Non capita sempre di poter giocare 3 partite consecutive in casa. Quindi credo che bisogna adossare un pochino le forze, le energie fisiche e mentali. Baio, c'è un piano per pianificare questi eventi? No, non c'è nessun piano, non c'è nessun tipo di gestione. Noi per fare il risultato dobbiamo andare forte. Quindi poi pensiamo una partita alla volta, perché noi possiamo buttare l'occhio laddove ancora non si vede. Noi vediamo il Frosinone e dobbiamo fare una grande partita domani, fare la partita da Perugia. Essere molto concentrati, molto dare il ritmo alla gara, e quindi già è dura di per sé la partita con Frosinone, quindi poi penseremo sia alla Regina che al Modena, però ecco, concentrati senza nessun tipo di condizionamento o di freno, perché sennò se freniamo noi il risultato non lo facciamo. Buongiorno mister, Carlo Forcinti, Corriere dell'Umbria. E lei più volte ha detto di non guardare al passato, quindi non guardare le partite scorse, però che indicazioni le ha lasciato la partita d'andata col Frosinone? Almeno a mio parere personale il Perugia cominciò ancora di più forse che a Reggio Calabria a far vedere quelle qualità, quelle caratteristiche che poi sono venute fuori da lì in poi. Ma fu una partita in cui sicuramente non facevamo male, si perse per un episodio. Però dopo le analisi abbiamo fatte a tempo debito, abbiamo portato anche le correzioni, siamo cresciuti anche come interpretazione, come modo di giocare, come condizione, quindi chiaro è stato un primo passaggio di quello che poi è diventato il nostro trend attuale, insomma, ecco. Buongiorno mister, Giancarlo Pacini, Umbria TV. Le volevo chiedere questo: fra 49 giorni sarà chiuso questo torneo, 9 gare, una in più degli avversari, e soprattutto si avvicina la sua zona, la zona Castori, che la parte finale, che come nei film, no, sono le scene più belle. A noi ci dà molta garanzia questo, no? Anche valutando la posizione di classifica. Lei è più sereno, insomma, quindi si affida anche a questa sua grande esperienza. Io guardo il presente e il presente mi dice che la squadra è in grande condizione, quindi in grado di giocare come deve fare per poter vincere le partite.
siamo in grado di imprimere un ritmo elevato alla partita, e quindi niente, ecco, poi le altre, come ho detto prima, ci penseremo dopo, perché mai andare troppo in là con la, col pensiero. Adesso siamo in condizione, siamo in una condizione sia fisica che mentale in cui la squadra sta bene, e in grado quindi di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, e di questo siamo fiduciosi. Io sono fiducioso per questo. Poi il passato ha detto quello, quello che ha detto lei, adesso speriamo di confermare anche quest'anno che sia una striscia, o perlomeno un finale, come spesso è capitato alle mie squadre. Sì, buongiorno mister, Corrado lo sito del Messaggero. Sì. È vero che non guardare avanti magari può essere sbagliato, però si è fatto un'idea di quella che può essere la quota salvezza, no, quest'anno? Già, no, pensato, no, però. No, no, non faccio tabelle, perché poi a maggior ragione quest'anno, che è un campionato addirittura più riequilibrato di quelli degli anni passati. Quindi non ci sono mai risultati scontati. Come fai a fare le tabelle? I risultati non sono mai scontati. Il Cosenza, no, no, non ci credo. No. Noi basta che mettiamo 5 squadre dietro, poi dopo... Basta che mettiamo 5 squadre dietro, poi dopo quello che viene, viene. Cioè, non faccio conti, perché ho visto Cosenza è andata a vincere a Frosinone. Come fai? Chi l'avrebbe mai potuto immaginare, per dire, no? Però la Serie B è questa, quindi c'è aspettarsi da questi, questi colpi di scena. Potrebbe essere, perché se si abbassa quella sopra, si alza quella sotto. È normale, tanto i numeri sono quelli. Mister, settimana scorsa Matos ha detto che sta crescendo, di sentirsi al 70-75%. Le chiedo come l'ha visto in queste ulteriori 2 settimane in cui ha potuto lavorare meglio. Beh, l'ha detto lui, si sente meglio, sta, è cresciuto, e quindi ecco. È vero che è anche normale, perché è stato un anno sfortunatissimo per lui, tutti questi infortuni, intervento eccetera, quindi adesso che ha preso continuità di in allenamento, ha preso anche un miglioramento nella condizione. E per noi è un giocatore importante, come lo sono tutti, però perché noi adesso non possiamo prescindere da ognuno, quindi ecco, è una pedina in più che ci possiamo giocare in questo finale campionato. Senta Fabrizio, ancora una curiosità, sì. Quando noi giocheremo mercoledì gli altri ci guarderanno, che idea si è fatta di questa problematica Regina in generale, no? Il suo girone di ritorno, ma soprattutto questa situazione che è deferita dalla giustizia sportiva, secondo lei, con la sua esperienza enorme, come andrà a finire? Non è materia di mia competenza, quindi non mi esprimo, ma no, non ho un'idea, perché... È materia giuridica questa, è materia di giurisdizione, quindi non è mio compito, non so che dire, non lo so. Poi non entro in merito, perché le questioni degli altri bisogna conoscerle a fondo per poterle giudicare. Ho finito? Grazie.